gli amministratori di Torre del Greco, via Monte d'Oro, finisce attraversa Garzilli. La denuncia arriva con una segnalazione video alla redazione di TV City. Alla base del malcontento dei residenti dell'ultimo tratto di strada, il mancato intervento del comune per ciò che concerne la pubblica illuminazione, il diserbo e la pulizia della strada. Questa è la parte finale di via Monte d'Oro, praticamente una strada circa dove praticamente finisce il percorso delle macchine. Notate lo stato in cui versa la strada. Dall'incrocio di via Tironi fino alla traversa in questione, via Monte d'Oro è una strada di serie A. Dalla traversa in poi, invece, dimenticata e lasciata all'incuria. Il manto stradale, ovviamente, sarebbe da rifare, perché i pini alzano puntualmente l'asfalto e se non ci scappa l'incidente non si provvederà mai. Nonostante le segnalazioni, le denunce e le sollecitazioni ad intervenire, non si comprende perché il comune non provveda. L'erba è alta, la strada è sporca, il marciapiede impraticabile. Le luci a LED non sono state installate e spesso in prossimità dell'ospedale i rifiuti non vengono prelevati con regolarità. Percorriamo la strada in salita dove si nota sia la presenza delle luci nuove a LED, sia la pulizia sui marciapiedi fatta pochi giorni fa. Per gli amministratori, Monte d'Oro finisce a via Garzilli. Sembrerebbe che il comune non intervenga perché, a detta degli stessi amministratori, sono pochi residenti nell'ultimo tratto di strada. Un motivo che certamente non giustifica il mancato intervento e accresce la rabbia e l'indignazione dei residenti.